Sky, appuntamento irrinunciabile per voi che ci seguite, sempre fedelissimi. Senti se c'è un amico, le nostre pillole in tour a casa vostra, direttamente a casa vostra. Bene, questa volta mi sono voluto mettere qui al Caffè Gambrinus di Monte Catini Terme, dove avviene il grande evento, e farvi vedere, ma l'avevo già preannunciato, il grande Gigi D'Alessio, ma poi Costanza Caracciolo, e poi qui nella locandina non c'è, ma c'è anche il grande José Altafini. Quindi parleremo di calcio, parleremo di musica, parleremo di veline e poi che ne so, parleremo di tutto quello che ci va di parlare. Naturalmente, senti se c'è un amico, è soprattutto una trasmissione televisiva. Ci sono i cameraman dello show, della trasmissione, che stanno montando. C'è la cantante là, carinissima, Ilaria Della Bidia, che sta facendo le sue prove. Ci sono i camerieri che sono pronti per il grande evento. E c'è tanto pubblico nascosto dietro le transenne che aspetta di vedere tutti gli ospiti, ma tanto aspettano comunque tutti Gigi D'Alessio, dai. Ormai chi segue le nostre pillole conosce sicuramente Andrea Spadoni, che io lo chiamo sempre direttore, quanto direttore del Giullare, il noto magazine online, e che magari è anche organizzatore di questo evento di Senti se c'è un amico. Allora, però, non so se lo ricordano i più attenti, questo bel ragazzone qua, il direttore, ha partecipato all'edizione del Grande Fratello numero? Numero 7, vedo che non te lo ricordi nemmeno te, quindi non ce lo ricorda nessuno. Ma sai, no, io non faccio caso, comunque bene, penso che ti ricordino al momento come direttore, come giornalista o no? Ma non è quello il mio obiettivo. Il Grande Fratello ormai è la preistoria, diciamo, la preistoria della televisione italiana, quindi va bene, è stata una bellissima esperienza, sono molto contento di avervi partecipato, però insomma oggi la vita giustamente va avanti, si fanno altri progetti. Ma si fanno i soldi con il Grande Fratello, con le serate? No, allora ad oggi soldi non si fanno, io sono nel cuore dei nuovi concorrenti che si aspettano di uscire da quella casa e diventare VIP, diventare famosi, fare serate, trovare donne, invece poveracci escono e la vita è peggiorata, perché in realtà tu vivi un'illusione di breve popolarità, che oggi non è più popolarità, perché oggi ti vedono in giro e ti dicono guarda quello scemo che ha fatto il Grande Fratello. Ai miei tempi perlomeno c'era un po' di coda, no? Quindi noi abbiamo guadagnato, i soldi non si fanno, però guadagni abbastanza bene. Oggi non si guadagna più niente, quindi non so qual è il motivo che possa spingere ancora i ragazzi a fare il Grande Fratello. Senti, allora, quindi senti se c'è un amico, no? Che è la vostra serata, la vostra trasmissione, eccetera. Il tema anche è l'amicizia. Tu qui hai portato un altro ragazzo questa sera che ha partecipato a un altro reality show. Ce lo vuoi presentare? Sì, Omar Monti è il secchione per eccellenza. Io Omar l'ho conosciuto proprio dopo il Grande Fratello, anzi prima l'ho intervistato quando è uscito proprio il secchione, dopo ci siamo conosciuti a Buona Domenica. Omar è uno dei pochi esempi di chi comunque ha avuto un successo concreto con il reality, perché lui è l'unico che viene ancora riconosciuto ovunque. Ha una faccia, ciao Omar, diceva il Andrea Spadoni, aveva anticipato del tuo reality Pupe Secchione, ma dice tangibile che viene ancora riconosciuto dopo quanti anni? 2006, 8 anni. Dopo 8 anni, qual è l'esperienza, cioè cosa ti rimane di quel reality show di più? Allora, la bellezza delle donne che ho visto, che in vita mia non mi ricapiterà mai di rivederle, e anche poi la popolarità conseguita a seguito del programma. Senti, dicevano, si diceva anche Lucignolo fece delle interviste in città, che tu eri vergine, a 30 anni a quell'epoca eri vergine, ma era vera sta cosa, era una gossipata? No, era vero che io fino a 30 anni ero vergine, ora finalmente sono diventato toro. Ho cambiato segno zodiacale. Ma poi senti, da ragazzo vergine addirittura hai fatto lo spot con Rocco Siffredi. È vero, perché hanno la produzione dell'amica Chips, non so se posso dire la marca del prodotto, vabbè. Certo.
e praticamente cercava un volto che non fosse compromissorio con i doppi sensi sulla patata, e appunto presero me come modello perché era un'immagine appunto pura e vergine da poter sfruttare. Allora, concludendo la nostra chiacchiera, sei sempre pura e vergine? No, ti ho detto, ora ho cambiato segno zodiacale. Si può sapere qual è la donzella? No, non le facciamo queste domande, sono bruttissime, niente. A parte lo il gossip l'ha anche saputo, perché insomma le ma no, queste domande brutte non le faccio, voglio rimanere sul punto. Grazie Omar Bona. Grazie a lei, alla prossima. Ma alla prossima anche no, insomma, grazie però e basta. Grazie, alla prossima. Nell'edizione di quest'anno di Le nostre pillole di Senti se c'è un amico, protagonista è diventato il calcio. Il calcio in tutte le sue espressioni, nei giocatori, ex giocatori e commentatori, ma anche ex giocatore. Commentatore fino a per tanti anni, ancora sono ancora sulla breccia. Calciatore, ho fatto 18 anni, 7 nel Napoli, 7 nel Milan, 7 e 4 nella Juventus e poi altri 4 in Brasile. Comunque, voglio dire, non l'ho nemmeno presentato, lo diamo per scontato che è un personaggio che ha fatto la storia del calcio, vivente, perché è ancora un uomo giovane in gamba, José Altafini, anche Mazzola, perché non sono un grande esperto di calcio, però ho letto, informandomi bene su di te, che eri soprannominato Mazzola con una Z sola, perché c'era una somiglianza? La somiglianza con Valentino Mazzola. In Brasile ho iniziato giovanissimo e naturalmente c'era la fotografia del Torino nella sede della mia società e hanno detto che assomigliava a lui, hanno messo questo nome. Purtroppo questo nome non ho potuto portare con me per tutta la mia carriera, perché in quel momento stava nascendo il figlio di Mazzola come calciatore, certo. Dicevo, no? E praticamente mi hanno tolto un nome che io non avevo e così ho dovuto cominciare tutto da capo, perché avevo vinto il mondiale con il nome di Mazzola e ho dovuto ricominciare tutto con il nome di Altafini. È come se Pelé chiamasse Piero Antonio. Ecco, appunto. Ma allora, essendo in un programma che parla anche di amicizia, no? Perché tutti ognuno di voi porta un amico. Nel calcio, no? Specialmente quando eri più giovane, che giocavi, è possibile una vera amicizia nello spogliatoio? O magari anche tra di voi a quei tempi c'era invidia? No, guarda, il spogliatoio, finché tu giochi nella stessa squadra, c'è una unione, naturalmente è comune, è l'interesse di tutti, perché bisogna vincere, uno ha bisogno dell'altro e si confrontano, si aiutano, eccetera. Naturalmente poi, come se tu hai mai sei andato mai in vacanza in un club? Certo che sì. Tu fai cambi e scambi il telefono con tutti, poi non ti sei telefoni più. Quando tu hai finito di giocare in una squadra vai via, poi questi giocatori non si vedono più, si vedono magari contro uno contro l'altro. Molto raramente nasce un'amicizia da questo incontro così in società. D'altronde cosa vuoi? Uno va da una città all'altra, naturalmente cambiano amicizia, cambiano tutto, cambiano modalità di vita, tutto quanto. Ma quando tu sei passato, e qui concludiamo perché diamo lo spazio agli altri colleghi, quando tu sei passato dal mondo del calcio in senso stretto a fare il commentatore televisivo, e ti è venuta una cosa molto naturale o magari quando ti è stata proposta ci hai un po' pensato, magari non ti sentivi adatto? No, ora sei uno tra i più insomma interessanti nel panorama. Ma io ero molto, il mio idolo era Beppe Viola, e Beppe Viola è l'unico che nel calcio ha portato un po' di ironia, di scherzo sul calcio, quando tutti quanti dicevano che nel calcio non si poteva scherzare, che è una cosa seria. Io accettai perché cominciai a fare del telecronico un po' così sul ridere, sulle battute, eccetera. E poi naturalmente la cosa è diventata un po' seria, è diventata una professione che oggi la sta sfruttando tutti i calciatori, c'è una concorrenza enorme, appena uno finisce di giocare subito va a commentare le partite. José Altafini, grazie. Prego, grazie, alla prossima volta, mi raccomando. Allora, io devo raccontare, il fatto con Napoli è stato bellissimo perché mi sono divertito, a Napoli si diverte. Allora, mi ricordo che la prima partita noi giocavamo contro la Spagna. Noi mangiavamo al Vomero, la Spalla, non mi ricordo come si chiamava il ristorante, e scendendo via Cinema, a un certo punto c'era una strada che va giù allo stadio, no? Allora l'autista quel giorno lì, invece di girare per andare giù allo stadio, lui andò e la gente, ah, è sbagliato, c'era una piazzetta come da qui, con la palma lì,
hanno fatto fare il giro del pullman così, siamo scesi per la strada per andare a Napoli, abbiamo vinto, da quel momento lì abbiamo fatto tutto l'anno con la piazzetta. Ah certo, beh cioè vabbè, sulla scaramanzia potremmo scrivere dei libri, insomma. Veline, Costanza Caracciolo, ex velina, molto carina, sarebbe quasi da fare una dichiarazione d'amore qui live, sicuramente interpreto i gusti dei nostri, degli spettatori che ci seguono. Allora, velina, che è una cosa che le ragazze di tutta Italia ambiscono a fare, no? Cosa ti senti te di dire? Una domanda, non voglio essere retorico, ma cosa ti senti di dire a queste ragazze che tutte vogliono, hanno nei loro sogni di fare la velina? Beh, in realtà diciamo che il sogno della velina può essere più su un hobby, nel senso io quando ero più piccola sognavo di fare la velina, ma perché io danzavo, facevo danza e quindi il mio sogno sarebbe stato quello. Quindi ecco, sicuramente è un sogno che tocca la testa di tante ragazze, perché ha toccato anche la mia. Quello che posso dire io è comunque di impegnarsi, stare molto attenti, di non bruciare le tappe, di stare attenti alle persone, purtroppo certrone che ci sono spessissimo, a non filarsi. Questo spettacolo è incredibile. Ma anche a te, che sei già a un livello diciamo alto, si incontrano ancora personaggi da dover tenere le distanze, da cui tenere le distanze? Beh sì, sicuramente tanti chiacchieroni, quelli sì, quelli non finiscono mai, ma non penso soltanto nel mondo dello spettacolo, in realtà nella vita in generale credo che sia così. Quindi una deve sempre stare attenta e sapere chi ha davanti, sempre. Com'è stato il primo momento di popolarità dopo che hai fatto, insomma sei uscita dalla trasmissione, come hai interagito con i tuoi fan, con il tuo pubblico, non essendo abituata, essendo una ragazza normalissima, perché insomma ti dà una popolarità. Noi siamo diventate famose da un giorno all'altro, perché siamo state lette veline tipo il sabato, il lunedì eravamo già a Striscia, quindi ecco, veramente dall'oggi al domani la gente ci riconosceva ed è stato abbastanza traumatico ma divertente, perché mi ricordo ancora un pomeriggio che Federica siamo uscite, siamo andate in centro a Milano e tutti ci chiamavano per nome, per cui io e lei ci guardavamo e dicevamo ma com'è possibile che sta nel nostro nome? Quindi ecco, una che carina, comunque ci siamo portati avanti ed è divertente. Allora, questa popolarità tra virgolette facile, che poi non è facile perché avevate delle coreografie, dei balletti, comunque diciamo abbastanza veloce, e adesso penso che dovrai stabilizzarti e quindi anche a crescere, quindi stai studiando, stai facendo delle cose. Infatti ti aggiungo a quello che hai detto tu, che in realtà non era veloce proprio per niente fare la velina, perché comunque al di là degli stacchetti noi avevamo due volte a settimana lezioni di recitazione e dizione, due volte a settimana danza, quindi già noi quando facevamo Striscia ci stavamo preparando per il dopo, infatti io sto continuando a studiare. Ora poi vi fanno concorrenza i maschietti, ma non hanno storia. Ma assolutamente, chiedilo ai tuoi telespettatori maschi. Sono convinto, ma anche nelle donne. No dai, diciamo che alcune donne sono contente, le ho sentite soddisfatte, sì sì. Grazie a Costanza Caracciolo. Grazie mille, ciao. Sarebbe però una picciola che è delusa, questa che voleva fare una proposta a Costanza. Presentati, è Omar Monti, ex sezione. Ma lo conosco. Omar che sei rimasto deluso perché è fidanzato. Infatti sono venuto apposta stasera pensando di controbattere il tuo partner. Beh, non escludo possibili conoscenze. Oh, meno male, ecco. Allora se dopo ti fermi magari possiamo approfondire. Allora dopo facciamo vabbè, così sono buoni tutti. No, perché se dopo ti fermi andiamo a cena. Magari. Omar Monti è arrivato secondo alla Pubblica Secchia, ma a lei piacciono quelli che arrivano primo. Ecco, però Omar primo, Monti se è arrivato secondo, non va bene. Sottolineiamo. Non ci arriva. Devo dire Walter che questa sera sei elegantissimo, una giacca stupenda. Te mi rimestoli tutto quello che è successo la scorsa volta, questo è un principe di Galles, quindi... No, per chi si fosse perso la puntata dei pillole di Senti se c'è un amico, Giorgio Panariello, grande amico, ma proprio perché gli vuole tanto bene e lo massacra, aveva una bella giacca color senape di lino, che faceva anche caldo, quindi di lino, e lui continua, no ma sì, ci vuole ben altro per distruggermi, no, lui continuava a pigliarmi in giro sul fatto che era una giacca cialla, in realtà
Giorgio Panariello è daltonico, è anziano e ha bisogno di un oculista. Per cui, anzi, se ci fosse un oculista, un ottico, qualcuno che insomma lo aiuta, e lui continuava a dire è gialla, e non è gialla, era senape. Comunque, il fatto sta che oggi vediamo Walter di un elegante, che è un principe di Galles. Principe di Galles, cioè questo disegno qui si chiama Principe di Galles. Principe, sì, sì. Non segna a tutto. Ma no. Scusatelo. Vabbè, grazie Walter, anche lui fra poco darà pillole di fashion, di moda. No, lasciate stare, grazie. E siamo arrivati alla fine della serata, ma Corina Negruz. Veramente siamo con Alessandro Martino. Oh, tu ora questi sono i dispettini. Sto imparando. Corina Negruz. Senza la R, Negruz. Negruz. Che rideranno tutti di te su Facebook quando ti vedranno, che non sai ancora dire il mio nome. Siamo alla terza puntata, ragazzi, e non ce la fa. Ok, vuoi salutare tutto il nostro pubblico e dire che ci siamo divertiti, che è stata una bella serata. Seriata. Sì, è stata una bellissima serata, ci siamo divertiti, seriata, dico come te, ci siamo divertiti, e venite al prossimo giovedì perché ci si diverte di sicuro. Vi aspettiamo. E soprattutto c'è Corina Negruz che fa corsi di italiano al presentatore qui presente. Dai un bacetto, facciamo pace. Alessandro Martino. Corina Negruz, ciao! Cerchiamo di capire come mai questa sera c'è tanta gente qui. Per chi siete? Perché c'è Gigi. Gigi chi, signora? Sembra che è suo fratello, lo conosce? Gigi chi? D'Alessio. Siete tutti fans di Gigi D'Alessio? Gigi D'Alessio. Siete napoletani? Non è mai fatto mistero, anche orgoglio, no? Che vieni dalle cerimonie, dai matrimoni, e si dice che insomma sarei vicino a convolare a nozze, si dice. Quindi io non è la domanda, non è questa, Ronaldo, ma non è che riguarda questa. Tu chi vorresti, no? Dato che vieni dall'esperienza di aver cantato ai matrimoni, a cantare al tuo futuro matrimonio? È una bella domanda, vediamo. Beh, la domanda è interessante, anche se ti dico che non ci sta in programma nessun matrimonio per il momento, eh. Quindi non, informazioni sbagliate. No, guarda, se continuo a leggere il gossip, purtroppo i giornali di gossip sono i giornali più bugiardi che esistono. Allora, cancelliamo le bugie. A me dispiace delle persone che si comprano questi giornali. Sa, a Rosa in Giunge si legge, guarda quella che ha fatto, ogni giorno esce, un giorno mi hanno fatto sposare a Las Vegas, un giorno è incinta, un giorno è... cioè, lasciamo bene. Ma qualora tu ti sposassi, diciamo. Esatto. No? Qualora. Chi vorresti al tuo matrimonio a cantare? Guarda, non pensavo di creare una... Ma, sai, per me ogni canzone, ogni cantante... per me ogni canzone è un'opera d'arte, per me io non faccio distinzione, io veramente stimo tutti, ma veramente, ma non lo dico perché poi ho avuto la fortuna di duettare con tutti, italiani e stranieri. Ovviamente i miei primi amori, no? Il primo che mi ha svezzato musicalmente è stato Claudio Baglioni. Devo dire che Claudio ha scritto pagine di musica straordinaria, tant'è che quando tutti a Napoli il primo figlio lo chiamavano Diego, io il mio primo figlio l'ho chiamato Claudio. Ecco, vedi, questo è amore vero. Avanti il cuore che domani
l'avevi salutata all'inizio per gli amici di Tele Montecatini. Un bacio grande. Agli abbiamo visto la tua generosità per il pubblico di Montecatini. Ma sembrava quasi di stare in famiglia, quindi è stata una bella esperienza. Ci fa piacere del tuo bel ricordo alla città, ti lasciamo al tuo pubblico. Beh, con Gigi D'Alesso e i suoi fans, Alessandro Martini vi saluta, vi ringrazia di essere stati qui con noi a quest'ennesima pillola di Senti se c'è un amico.